Bambinolette con così tanti giovani, penso l'abbia fatto veramente contento, no? Guardi, primo il grande merito va all'allenatore, perché guardi, io credo che l'allenatore sia oggi come oggi, con la situazione che c'è, è l'80%, poi i ragazzi chiaramente sono veramente bravi, io ho visto una grande partita domenica, ma veramente giocata, veramente preparata soprattutto, avevamo tutti, dicevo Albino Leppe non è esistito, mi spiego, come la partita precedente la dovevamo vincere noi, assolutamente, sempre con questi ragazzi. Quindi io dico, bisogna avere il coraggio, quando si hanno dei giocatori bravi, di farli esordire in prima squadra, non tenerli o mandarli in giro a perdere del tempo, capito? Senta, ma lei se l'aspettava che questi ragazzi offrissero non una, ma due prestazioni così sopra le righe, perché anche quella di Sesto San Giovanni è stata veramente una prestazione. Ma quella di Sesto San Giovanni la dovevamo stravincere. Esatto. Esatto. Perché è un rimpallo, si è trovato il pallone, se no questi non hanno mai tirato in porta. E bravo anche il portiere, devo dire la verità, guardi, c'è gli acquisti che hanno fatto, il portiere forse è la più bella, a parte che noi abbiamo un fuoriclasse, mi dicono, poi io non ho avuto la fortuna mai di vederlo Neri, però mi dicono che abbiamo un fuoriclasse, perché guardi, mi dicono che veramente è il nuovo Buffon, ecco, tanto per essere chiaro. Senta. Però purtroppo il portiere è bravo, questo glielo dico, e quindi è tutto che giochi chi è più bravo. Senta. La Sampdoria vince 2-0. Ah, ecco, così ci dà anche l'aggiornamento. Il secondo gol adesso. Questo non è, penso non è che un risultato che le fa tanto piacere, no? No, vabbè, ma sai, io sono genuano, ma io sono anche per la città di Genova, mi spiego. Sono genuano fino a... è livornese, perché mi creda, guardi, adesso vedo solo Livorno, però questo, mi crede, non ne perdo una, questa quello le dico, che non ho mai avuto, diciamo, un grande allenatore come Del Canto, veramente, guardi, io mi stropiccio gli occhi a vedere giocare il Livorno così bene, con tutti i giocatori che purtroppo sono andati via, perché guardate i due dell'Avellino. Guardate i due giocatori che sono stati regalati alla Bellini. Certo. Ecco, io non voglio dire altro, perché voglio creare polemiche. No. Perché in questo momento, guardi, noi dobbiamo pensare alla salvezza e alla categoria. Certo, che questa è la cosa più importante. Questa settimana è andata bene, ha vinto Livorno, ha vinto il Genoa, no? Là l'ho vista la partita, ha giocato benissimo, guardi, il Genoa sta giocando bene, guardi, Ballardini anche... devo dire che è furbo come un accidente, fa il gol e poi mette tutti dietro e buonanotte. Senta, sul mercato cosa mi dice? Morelli rimane il match winner? Ma, guardi, io la settimana scorsa mi sono permesso di impedire la sua partenza, il ragazzo mi ha chiamato, gli ho detto guarda, tu devi dimostrare che vuoi bene al Livorno, non puoi assolutamente andare via questa partita, poi decideranno, perché lui mi ha chiamato gentilmente, lo ringrazio, io gli ho detto guarda Morelli, questa settimana tu devi rimanere a aiutare la maglia e i colori del Livorno, la prossima settimana se ci sono delle sostituzioni che i direttori, gli azionisti troveranno, allora è un altro discorso, però questa settimana ti prego, fammi la cortesia di dimostrare che vuoi bene alla maglia del Livorno, e lui mi ha ascoltato. Adesso quello che succede questa settimana io vi dico non lo so, l'unica cosa che vi posso dire di stare tranquilli, perché si sta lavorando finché è lunedì o martedì mattina c'è la fiducia per riportare la squadra. Questo possiamo dire è praticamente certo, no? Guardi, domani mattina c'è una riunione in videoconferenza con la banca Monte di Luca,
perché ci sarà, come si chiama, il presidente del collegio sindacale che porta tutti i documenti plausibili e veri per poter avere la filiazione dalla Banca di Lucca, che è 21 anni che noi ci diamo un grandissimo lavoro ed è anche giusto in questo momento di aiutare a dare la filiazione, mi spiego? Certo, perché sì, ci sono argomenti validi, perché Livorno avanza ancora. 460.000 euro dalla Serie B, c'ha 400.000 euro in mano di Bodani, sono 60, più c'ha 500.000 euro in mano, che se loro fanno le cose come si deve, io li compro anche Paulla, perché così almeno è 1.360.000, più i soci domani dovrebbero fare anche qualche versamento. Quindi diciamo che quello che so io è questo. Va bene. Aspetta, l'ultimissima. Quindi, ma fideiussione da 7,50 da meno? No, la fideiussione è da meno perché non serve, scusate, non chiediamo cose che non esistono, eh. Io non lo so quant'è la fideiussione, so che domani la banca ha detto che cercherà di trovare una soluzione. Poi quello che ha l'importo io non lo so, guarda. Senta, l'ultimissima, ringraziamo. Grazie, ragazzi, cosa di ultimissima. Lo so, lei ci può. Allora, l'ultimissima veramente, glielo prometto. Mi dice qualcosa dell'incontro che ha avuto giovedì con il dottor Pavilla? Guardi, un'ottima persona, veramente, poche parole, ma veramente di un'elevatura che i pisani ce li mangiamo se entra quello lì. Va bene? Buonasera, grazie. Buonasera, grazie. Presidente, si può dire più, però insomma, è euforico per la vittoria, ma della... ci aveva chiesto di non parlare di Favilla, la domanda l'abbiamo fatta,